Il segno e il colore di Amedeo Trevisano su cosa punta? Qui c'è un'esposizione di disegni, bozzetti, cartoni preparatori, perché lui affrescava le chiese e, come diceva lei prima, comunque era profondamente religioso, era credente e quindi ha messo anche l'anima in questi disegni, in queste opere che lui ha realizzato. Sono 160 più o meno i cartoni preparatori, quelli che sono in mostra sui 1000 dell'intero fondo. Sì, è stata forse l'operazione più complessa, quella di arrivare a sceglierne, per noi solo 160 perché erano veramente tanti e tutti belli. Abbiamo dovuto mettere dei limiti e quindi abbiamo scelto di esporre solo cicli molisani, perché nel fondo ci sono anche materiali relativi a tutti gli altri cicli che lui ha realizzato in Italia e fuori Italia. E abbiamo scelto anche quei cicli molisani che ci permettevano più degli altri di raccontare questo processo creativo, tutto quello che avviene in uno studio d'artista prima della realizzazione dell'opera finale. Ed è un mondo veramente interessante, comprendere piano piano come l'idea nasce da un bozzetto, poi o da uno schizzo, piano piano si sviluppa, come lui poi fosse attento nello studiare le singole figure, sia nella postura dei corpi, sia nella realizzazione dei volti e dei ritratti, le mani, i piedi, tantissimi, fino poi a comporre il cartone finale, che è questo alle nostre spalle, che è un cartone alla stessa grandezza dell'opera finale, quindi molto grande, ed era quello che poi veniva utilizzato per riportare il disegno direttamente sul supporto, e poteva essere il muro nel caso di affresco, ma anche una tela in caso di teleri molto grandi, che però erano sempre destinati naturalmente a chiese, e quindi al racconto sacro, a cui lui teneva tantissimo. Tutto questo processo, come dicevo, mostra questo equilibrio sempre tra la capacità tecnica del maestro, un grande maestro del disegno, e il suo contenuto. Per lui questo lungo processo era un processo di meditazione sull'insegnamento divino, sulle sacre scritture, e si vede come attento nei particolari, come ognuna di queste opere diventa una forma di preghiera lenta, continua e meditata, che poi porta all'opera finale, che è quella che poi vedranno tutti. Ecco, quello che si vede, a parte i disegni preparatori per questi affreschi che lui ha realizzato in diverse chiese molisane e non solo, c'è anche un'esposizione delle tecniche che lui, insomma, utilizzava, tecniche di disegno, sono diverse e si possono vedere anche proiettate in questi televisori che noi ne vediamo allestiti qui. Sì, sì, la nostra scelta è stata proprio una scelta anche divulgativa, nel senso far comprendere, non solo mostrare opere, ma anche far comprendere tutto il lavoro che c'è dietro, come dico sempre quando vengono le scolaresche. Tutto questo ci fa capire quanto la bellezza chieda fatica, quanto l'arte preveda un lavoro lento, meditato, complesso, anche faticoso, perché realizzare un affresco è fisicamente molto faticoso per un artista, ma anche una tela molto grande richiede molta fatica e costanza. Ecco, tutto questo noi lo ritroviamo, e Trevisano anche in questo è un grande maestro, è un maestro di vita in questo, nella serietà con cui affrontava, e anche umiltà con cui affrontava questo lavoro in maniera profonda, seria. Ecco, quali sono le tecniche che si possono vedere? Allora, noi abbiamo cercato di raccontare attraverso un video come si realizza un affresco, quindi quali sono i diversi strati di malta che si preparano per arrivare all'intonaco su cui poi si stenderà il colore dell'affresco, e le tecniche di trasporto del disegno dal cartone preparatorio al supporto, che può essere un intonaco ma può essere anche una tela preparata. Le tecniche sono due: l'incisione in diretta, che è visibile in alcuni di questi cartoni dove proprio si legge ancora la mano dell'artista, e lo sbocco. Incideva. Sì, è molto emozionante, è stato per noi emozionante aprirli, e io invito sempre, quando accompagno delle persone a vedere l'opera, a guardare, proprio si vedono i segni, no?
E questo diventa emozionante perché davvero racconta un lavoro complesso. L'altra tecnica è quella dello spolvero, e che appunto attraverso la foratura dei contorni e l'utilizzo di un tampone con all'interno il carboncino permette di trasportare il disegno direttamente sulla tela. Questo tra l'altro diventa anche la base per i laboratori per i ragazzi, che qui realizzano sia lo spolvero che l'altra parte, che è il colore, che è altrettanto importante per l'artista, per Amedeo Trevisan era importantissimo, e che quindi loro poi mettono in pratica. Ecco, quindi abbiamo visto, qui ci sono i cartoni, ma vediamo come da questi cartoni preparatori si arriva poi dopo all'affresco vero e proprio, perché ovviamente qui ci sono dei supporti tecnologici che fanno capire effettivamente come avveniva questo passaggio. Allora vediamolo insieme, perché qui c'è un touchscreen e quindi possiamo ammirare questo passaggio. Sì, per noi era fondamentale naturalmente mostrare anche l'opera finale, cioè il segno e il colore appunto. Non potevamo portare, come dico sempre ai ragazzi, le opere all'interno della mostra, quindi siamo andati noi e abbiamo creato degli ambienti virtuali che ci permettono, quindi delle foto a 360 gradi, che ci permettono di entrare all'interno delle chiese, di muoverci, quindi con in realtà un doppio risultato: da una parte comprendere la posizione delle opere rispetto alla chiesa, la distanza rispetto alla visione di chi guarda, e dall'altra vedere delle chiese della nostra regione, quindi scoprire che sono anche queste dei piccoli scrigni di arte. Questa è la chiesa di Sepino, ad esempio. E qui... questo ci fa capire anche, come diceva lei, che era anche uno sforzo fisico oltre che mentale, perché dipingere la volta è comunque difficile. Certo, infatti lui l'ha fatto, diciamo, l'affresco l'ha fatto fino a una certa età, poi si è spostato più su grandi tele, come in questo caso di Sepino. Queste sono del 1968, però appunto sono state poi montate su telaie e tirate in alto. E quindi oltre a questo poi si può entrare all'interno dell'opera praticamente, perché grazie a questo lavoro e a queste foto realizzate magistralmente da Mauro Presutti possiamo vedere l'opera da vicino, coglierne i particolari sia della materia che della tecnica, e fare quello che di fatto normalmente non si può fare. Oltre a questo abbiamo chiesto l'impossibile. Questo è molto interessante, questo che stiamo per vedere. Passaggio proprio dall'opera finita a quello che è il cartone che noi vediamo lì, il cartone preparatorio. Esatto, così possiamo cogliere le differenze, se ci sono, e comunque si tratta di due opere uguali ma diverse completamente, quindi anche questo, dare valore ad entrambe e far comprendere la connessione tra le due opere. Il segno e il colore è proprio racchiuso in questo movimento del dito su questo schermo. Ponendola a metà possiamo proprio cogliere in realtà, perché sono in trasparenza, quindi possiamo vedere il lavoro in entrambi i casi e la mano dell'artista in entrambi i casi. Oltre a questo poi si può andare su una cartella di diciamo una gallery di particolari, dove è possibile cogliere alcuni suggerimenti di lettura delle opere che sono qui. In questo caso per esempio proponiamo come dal bozzetto quadrettato poi si passi allo studio del colore attraverso dei bozzetti acquerellati fino alla soluzione dell'opera finale.